Cari ragazze, questo è un anno particolare per voi. Tra l'altro un anno particolare che incorre in un anno storico, tristemente storico. E fra qualche anno leggeremo nei libri di storia che il 2020 è stato un anno terribilmente straordinario. Sicuramente il più terribilmente straordinario della storia della Repubblica Italiana. Quella che questa sera vi voglio dare come umile dono. La Costituzione Italiana, 1945. Un appuntamento storico, questo del 2020, che voi ricorderete per sempre. Certo che mi ricordo, e quindi vi ricordo, che quando avevo 16 anni dicevo sempre: ma quanta rima sti 18 anni? Non vedevo l'ora di diventare diciottenne. Poi, al compimento del 18° anno di età, fra qualche anno direte: Madonna, come corre il tempo, mi sembra ieri che ho fatto 18 anni. E così, perché il desiderio allunga i tempi, il raggiungimento di un desiderio li annulla i tempi, e quindi non li vedi più, corrono i giorni. E l'attesa, il vero segreto della felicità, la lunga attesa, quella che quest'anno voi onorate. Io vi ho voluto scrivere all'inizio di questo volumento della Costituzione Italiana un mio saluto personale, delle mie idee personali, che tra 2 o 3 minuti vi voglio leggere per non divagarmi, perché vorrei dirvi tante cose. Però io, siccome mi conosco, se comincio a dire tante cose in diretta, in maniera libera, non finisco più. E siccome voglio essere ricordato da voi come un sindaco bravo, non posso correre il rischio di essere antipatico a 2 mesi dalla fine del mio mandato. Quindi voglio essere breve, però vi voglio ricordare alcune cose molto importanti, straordinarie. Però prima di iniziare mi permetto di spendere una parola di ringraziamento, Emanuela, nei confronti di una nostra concittadina che si chiama Marina Matteucci, che qualche settimana fa mi ha lanciato questa idea. Marina, ti sono molto grato, perché mi hai dato un'idea veramente geniale, veramente originale, veramente importante, che mi permette di dire già da adesso a chi avrà la fortuna di succedermi: non sia la prima e l'ultima edizione questa. Tutti gli anni noi dobbiamo trovarci come comune, come istituzione, con i nostri 20-30 ragazzi che compiono 18 anni, per condividere con loro il passaggio tra una stagione e l'altra della loro vita. La stagione che avete vissuto fino ad oggi è la stagione in cui la legge vi proteggeva, e anche se facevate qualche stupidaggine, parliamoci chiaro, e i responsabili diretti ne eravate voi, ma magari erano i vostri genitori e comunque i maggiorenni che vi stavano attorno. Da oggi in poi, nel bene e nel male, non è così. Un'altra battuta in premessa, prima di leggervi la mia introduzione: tra di voi c'è un giovane che 5 anni fa aveva 13 anni, all'inizio del mio mandato. Si chiama Buscaglia, è vero? Il primo sindaco dei giovani del nostro comune. Sai, sono molto dispiaciuto che quell'iniziativa negli anni seguenti non è stata coltivata. E anche qui una provocazione: occorre riprendere
quella bellissima iniziativa di creare all'interno della scuola dell'obbligo seconda, terza, media la nomina annuale di un consiglio dei giovani cappeggiato da un sindaco dei giovani. Ti ricordi? Eravamo insieme nel palco del Tartufo d'Oro quell'anno. Una cosa bellissima. Ma sapete perché è bello? Perché se la passione è esecutiva da modelli, da grandi ne si inventa. Noi grandi o sempre bene o sempre malamente. Ve lo dico in dialetto, almeno mi capite bene. Se invece da giovani noi coltiviamo il futuro, noi coltiviamo le buone abitudini, ci rendiamo conto che ognuno di noi deve essere protagonista non solo di se stesso, ma nel proprio paese. Nel proprio paese che è Sant'Angelo, nella propria regione che sono le Marche, nella propria nazione che è l'Italia, allora la vostra vita avrà un grande significato. L'unica cosa che vi raccomando, per chiudere questa via diretta a voi, l'unica cosa che vi raccomando, non scegliete l'inettitudine, non scegliete l'apatia, non scegliete il niente. Scegliete quello che vi pare, ma nella vita ponetevi sempre degli obiettivi e quegli obiettivi saranno la forza della vostra vita e la forza della vostra crescita. Però per non cadere nel rischio che vi ho anticipato all'inizio, vi voglio leggere l'introduzione che ho scritto e che troverete scritta nel volumetto della Costituzione italiana. Care ragazze, cari ragazzi, classe 2002. A compimento del 18° anno di età, la legge vi attribuisce il diritto di diventare cittadini attivi e il potere di agire autonomamente, assumendovi però la responsabilità piena delle vostre scelte e delle vostre azioni. Compiere 18 anni vuol dire diventare artefici di scelte importanti, non solo per la propria vita, ma anche per l'intera comunità in cui vivrete. Significa conquistare e dimostrare una maturità consapevole e costruttiva. Vuol dire impegnarsi nel proporre e condividere con gli altri le proprie idee e i propri ideali. Vuole anche dire essere cittadini con la libertà di scegliere consapevolmente ciò che intendete fare e soprattutto come vorreste la vostra Sant'Angelo, come vorreste le vostre Marche, come vorreste la vostra Italia. La libertà, però, comporta anche una forte responsabilità. Rispettarla e coltivarla significa accettare anche la libertà altrui, come misura della propria libertà. Trovare nel rispetto per l'altro la misura dei propri pensieri e delle proprie azioni. In questo percorso l'amministrazione comunale vi è oggi vicina, è e sarà sempre vicina a vostra disposizione per incoraggiare e appoggiare i vostri sogni, le vostre proposte, le vostre iniziative, nell'ottica di una fondamentale e importante collaborazione che deve sempre esistere tra giovani e istituzioni. Oggi, per festeggiare la vostra maggiore età, vi faccio dono di una copia della Costituzione della Repubblica Italiana, con la certezza che questo umile dono non solo sia gradito, ma soprattutto vi sia utile in tutte le tappe della vostra vita, dopo un'attenta rilettura e necessaria riflessione sui contenuti fondamentali in essa sanciti. La mia raccomandazione personale è per tutti voi: coltivate la speranza, coltivate l'aspirazione, coltivate il desiderio di essere protagonisti nel costruire un domani migliore.
lo sforzo e il sacrificio per costruire una società sempre più giusta e solidale, sempre disposta ad aiutare coloro che hanno bisogno e che rischiano di rimanere indietro. Ricordate sempre che un'autentica democrazia è quella che richiede e garantisce la partecipazione con pari dignità, pari opportunità di tutti i cittadini alla vita sociale e politica, e che permette necessariamente che accanto alle vecchie generazioni emergano le giovani, animate da entusiasmo e voglia di crescere. Valori quali la libertà, la giustizia, l'uguaglianza, la democrazia non debbono essere mai considerati come dei traguardi raggiunti e che, come tali, rimarranno nel tempo intoccati e intoccabili, ma bensì debbono essere considerati come un patrimonio da preservare e da difendere ogni giorno, in ogni momento. Per questo ogni generazione deve dare il proprio contributo. Ciò vale per la nostra generazione, ma vale molto di più per la vostra. Per questo l'augurio che vi faccio è quello di essere sempre impegnati e all'altezza di questo compito, affinché possiate diventare a vostra volta un esempio da seguire, un esempio da replicare per le generazioni future. Grazie. Bene, adesso vi chiamo una alla volta, finite su nel palco e il sindaco vi dà il turno della Costituzione e della bandiera italiana. Andiamo in ordine alfabetico. Buoniga Sonia. Cancelliere Giulia. Grazie.
grazie. Lorenzo Lucilla. Ringraziarvi veramente di cuore per essere stati qui, voi siete stati protagonisti, i vostri genitori, i vostri amici hanno fatto onore con la loro presenza e quindi è stato un inizio, anche questa è una prima volta. Voi inaugurate qui a Sant'Angelo una manifestazione che sarà i prossimi anni ripetuta per i vostri amici che verranno dopo. Coltivate il futuro, sentitevi protagonisti. Tanti auguri ragazzi.